caso stiamo parlando di una realtà aumentata. La definizione ripresa da un recente testo pubblicato da Ogero sulla realtà aumentata, che consiste sostanzialmente in una realtà alterata in cui alla percezioni che noi abbiamo della realtà vengono sovrapposte delle informazioni. C'è una differenza tra realtà aumentata e realtà virtuale. La realtà virtuale è una realtà nella quale ci si immerge. La realtà aumentata è invece una realtà nella quale si sovrappongono rappresentazioni della realtà. Vediamo questo esempio. Questo esempio, che è tratto sempre da un'applicazione di Google, in questo caso Street View, che voi tutti conoscete, cioè quella funzione di Google che ci permette di vedere casa nostra attraverso il computer, anche mentre stiamo, per esempio, facendo un giardino, e quindi vediamo, ci accorgiamo che ci hanno ripreso nascondendo il nostro viso, naturalmente, mentre stiamo facendo un'operazione in giardino. E guardate cosa accade con un'operazione di questo genere. Abbiamo preso una strada di Milano. Questa strada di Milano è stata, come dire, rappresentata nella sua dimensione attuale, che è quella che voi non vedete sotto. Non posso farvi vedere l'effetto di Morphin, che si vede dal sito per non perdere tempo, ma potete immaginare l'operazione di sovrapposizione di una fotografia, di un'immagine storica, quindi dello stesso periodo, che in una animazione passa alla dimensione attuale. Quante osservazioni si possono fare sulla realtà usando uno strumento del genere? La rappresentazione delle trasformazioni del territorio, pensate, immaginate la possibilità di chiamare i vostri studenti a portare delle immagini storiche che loro conoscono del territorio. Proviamo a prendere un'immagine da Street View, appoggiamo grazie a questo sistema, a questa risorsa, l'immagine, e proviamo a vedere che cosa è cambiato. Un modo per rappresentare le trasformazioni del territorio dal punto di vista spaziale.